Stiamo trattando la meditazione sul Verbo incarnato. Il tema è talmente vasto teologicamente che quelle poche meditazioni che abbiamo messo nel programma sono veramente poche. Comunque, l'ultima meditazione è stata come un preludio, dicevamo, leggendo il primo capitolo di San Giovanni, come un preludio a tre tempi, se vi ricordate. Primo, il Verbo di Dio prima del tempo e dello spazio, quindi in Dio e Dio lui stesso, per cui tutto è stato creato e per mezzo di lui e in vista di lui. Il Verbo prima dello spazio e del tempo è il primo tempo del preludio. Egli, Gesù, non soltanto è stato il fattore dell'universo, ma egli sostiene l'universo e l'uomo compreso. Alla sua luce tutto l'universo prende una dimensione di trascendenza, per cui i termini vita, luce, verità sono i suoi, incarnati in lui. Egli che dà senso alla nostra esistenza. Se ricordate, quando meditammo il problema della creazione, noi dicemmo che il primo elemento che uscì da Dio fu il suono. Disse, e Dio disse nel senso ebraico di cantò. Cosa cantò? Sia fatta la luce. Il suono che genera la luce. La luce sonora, il suono luminoso. Ma è appunto qui. Gesù, Verbo del Padre, per cui il Padre ha creato l'universo, è egli la luce personificata. E la luce non può generare altro che luce. Noi diciamo stoltamente è una emanazione, no. Il termine emanazione comporta il panteismo. La generazione, no, che non porta il panteismo, perché chiunque ha può dare, ma ciò che viene dato non può essere detta un'emanazione di chi l'ha dato. È il primo tempo, dicevamo, di questo preludio del primo capitolo in San Giovanni. Il secondo momento di questo preludio, dicevamo, è il conflitto che San Giovanni ci fa constatare tristemente, il conflitto degli uomini con questa luce, Gesù, il quale viene, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Questa luce viene, ma le tenebre lo hanno respinto. Questa vita viene, ma la morte nostra non lo ha accettato. Conflitto. Terribile conflitto. In cui appunto scatta il nostro libero arbitrio e vediamo tristemente cosa sa fare questo libero arbitrio, o il bene o il male nella scelta. Ma tristemente, purtroppo, come conseguenza del peccato originale, troppo spesso va nelle tenebre, allorché deve fare una scelta. No. Gesù è venuto a mettere questa spada, questo conflitto, questa lotta, ha detto, non sono venuto a mettere la pace, ma la guerra. Questa guerra nell'anima nostra per cui saremo tormentati sempre. Finché
Non ci decidiamo col nostro libero arbitrio e quindi spontaneamente ad eleggere lui, soltanto lui. Diversamente, tutti i giorni, incessantemente, si avvererà quello che dice Sant'Agostino: tu ci hai creato per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Il terzo tempo di questo preludio, dicevamo, è questo. San Giovanni ci presenta Gesù come il solo, l'unico Messia e quindi il Cristo, annunziato dalla legge e dai profeti. Se ricordate, gli ultimi versetti del prologo dicevano: la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù, il Cristo. Egli, Gesù, il Logos, il Verbo, quindi è la grazia personificata, è la verità incarnata che supera la legge di Mosè e i profeti. La grazia incarnata. Quando noi parliamo di grazia, ci rifugiamo nella solita definizione dono dato gratuitamente. Questa sarebbe la grazia. Ma non è tutto. È anche dono gratuitamente dato, perché di fatto ce lo dà Dio, e gratuitamente, e non per i nostri meriti. Ma quando si parla di grazia nel senso di verbo incarnato, allora noi arriviamo all'autore di ogni grazia, il che è diverso. Quindi chi ci è stato dato non una grazia sola, ma l'autore di tutte le grazie, lui, personalmente lui. Il battesimo ci dà una grazia, quella di nascere alla vita divina. La cresima ci dà una grazia, una partecipazione cioè alla divinità, quella di essere forti nella testimonianza della fede del Signore, e avanti ogni sacramento eccetera. Ma ciò che assomma il tutto è l'autore della grazia, e nell'incarnazione, nel Natale, abbiamo questa riviviscenza, questa ripresenza dell'autore di ogni grazia, che appunto si incarna nella verità e nella grazia. Questo era il preludio cui abbiamo accennato l'ultima volta, dicendo qualche parola, appunto, balbettando meglio, perché qui altro che c'è da meditare, balbettando qualche parola su questo primo capitolo di San Giovanni. Bene, oggi permettetemi di approfondire invece con voi un concetto solo, che è un verbo, il quale verbo viene usato in tutto l'Antico Testamento soltanto due volte, ma è un verbo. Al primo capitolo di San Giovanni, al versetto 14, noi diciamo, leggiamo: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Abitare. Nel testo latino e greco, meglio greco, questo termine è detto eschenosen enimin, eschenosen. Poi lo troviamo la seconda volta in San Paolo e poi basta. San Paolo, nella lettera ai Filippesi, al capitolo secondo e al versetto 7, eschenosen auton, che dice nella traduzione, qui dice e abitò in mezzo a noi. E nella traduzione invece dell'altro termine, lo stesso termine, ai Filippesi dice: Cristo si è fatto, ha umiliato se stesso e si è fatto simile a uno schiavo
fino alla morte e morte di croce. Latino traduce xina nivi. San Giovanni abitò. Ma cosa vuol dire questo verbo? È un po' la chiave di volta, sapete, di tutta la cristologia, questo verbo. E in questo verbo è rinchiusa, sintetizzata tutta quanta la teologia sulla redenzione nostra. E in questo verbo ancora è sintetizzata tutta l'opera messianica di Gesù, un verbo solo. Sono quei verbi delle lingue antiche che voi sapete vengono chiamati appunto parole pregnanti, che hanno più significati, che contengono più significati, ma che però uno non è contrario all'altro, ma perfeziona l'altro. Vediamo. In San Giovanni la parola eschenose, la kenosi famosa del verbo incarnato, abitò in mezzo a noi. Beh, il primo significato è questo: Gesù si abbassò, piegò, meglio, guardate che immagine poetica, piegò il cielo dove egli siede, nell'immagine poetica dell'Evangelista, piegò il cielo e scese. Si abbassò dal cielo, piegando il cielo che è il suo trono, sino alla terra e scese sulla terra. In mezzo agli uomini, in mezzo a noi. Ancora. Dal Padre Celeste, prendendo carne in una mamma terrena, divenne uno simile a noi. Ancora, abbassando il cielo e partendo dal Padre Celeste, scendendo sulla terra, eccolo il termine ancora più denso, fece la sua tenda, notate bene, kenosis, fece la sua tenda in mezzo a noi. Cioè quindi si accampò momentaneamente. Voi sapete, accamparsi è un termine che non dice una dimora stabile. La tenda non dice una dimora stabile, non è una casa. Si accampò, quindi momentaneamente, in mezzo a noi, solo per la sua durata di 33 anni come uomo. Quindi, l'altro significato, venne in mezzo a noi, si accampò in mezzo a noi, facendo la sua tenda, ma diventando soltanto ed unicamente pellegrino sulla terra. Pellegrino non è un essere stabile. Io non sono stabile, vivo nell'attesa del Signore, la sua venuta, ma tutti siamo pellegrini. Gesù appunto è questo, la tenda momentanea, l'accampamento momentaneo della sua umanità. Ed è qui che invece si opera quello che noi non immaginiamo: divenne simile a noi in tutto fuorché nel peccato. Quindi uomo vero tra uomini veri, di carne, ossa e anima umana. Uomo vero, prendendo quindi l'umanità, non venne meno la divinità, rimanendo vero Dio, figlio del Padre, seconda persona della Santissima Trinità, divenne vero uomo, nato dalla Vergine Maria, per opera della terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. Voi ricordate il dialogo che San Luca ci riporta nel primo capitolo, a partire dal versetto 26, il dialogo tra Maria
Vergine e l'angelo, l'arcangelo Gabriele. Lei resta sospesa, lei resta sorpresa, ammirata, diciamo meglio col termine greco, resta spaventata, perché tutto poteva immaginare fuorché una visione del genere. E quando l'arcangelo appunto gli propone questo piano divino che da tutta l'eternità la Trinità aveva in sé, il piano divino di questo abbassamento precipitoso dall'immenso trascendente all'immenso terrestre, come verrà? Com'è possibile? E notate che la Madonna, proprio perché concepita immacolata e quindi redenta prima ancora della redenzione del Signore, come ci dice il dogma dell'Immacolata Concezione, in previsione dei meriti del Signore, aveva tutti i doni, sapete, i doni soprannaturali anche della onniscienza, onnisapienza, senz'altro. Eppure la cosa fu talmente grande che neppure essa riuscì a capire, a penetrare il piano della Santissima Trinità come donna illuminata, sia pure in forma assolutamente soprannaturale. Come avverrà questo? Ed ecco la risposta dell'arcangelo: la virtù, la forza onnipotente, quindi la forza creatrice dello Spirito Santo, opererà l'incarnazione che il Padre vuole del suo Figlio in te. Ed ecco abbiamo il Logos, il Verbo, Verbo incarnato, concepito a Nazareth, nato a Betlemme, adesso attenti, offerto, sentite questa parola, offerto a Gerusalemme, vissuto nella Palestina, ma morto in croce sul Calvario, offerto ancora al Padre in Gerusalemme, ove bambino l'aveva offerto la madre. Il centro di tutto il Verbo incarnato sta in questa parola, offerto. La madre lo offre al Tempio, lo offre al Padre in Gerusalemme, bambino, e lo offre ancora lei a Gerusalemme come redenzione nostra sul Calvario in Gerusalemme. Quindi la kenosi, l'abbassamento, l'umiliazione, l'accampamento di Gesù è in vista e per fine questa offerta. Offerta bambino, offerta grande. L'unica che offre è quella che la Chiesa chiama Virgo Sacerdos, la Vergine Madre Sacerdote, che immola suo Figlio. Immola suo Figlio, lo offre da bambino con le prime gocce di sangue della circoncisione al Padre a Gerusalemme, lo offre da grande con tutto il suo sangue a Gerusalemme con la crocifissione. È qui il fine ultimo in fondo della messianicità e della redenzione per cui il Verbo si è incarnato. Ancora, umanità e divinità nell'incarnazione. Una sola persona in due sostanze, divina e umana. È ovvio allora, con tutte le conseguenze relative di questa unità di sostanza di persona in due nature. Le conseguenze relative alle due nature. La parte divina con l'intellettività, la volitività, l'affettività in divina. La parte umana con l'intellettività, la volitività, l'affettività umana. Ed ecco allora il dogma massimo della teologia.
la natura umana viene divinizzata, senza che la natura divina perda nulla della sua trascendenza. È quella che con termine proprio i teologi chiamano l'unione ipostatica. L'unione ipostatica. Dio, cioè, come dice San Leone Magno, grande teologo della Chiesa, Papa grandissimo, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Sembra un paradosso. Sembra un'eresia, un assurdo. No. Nella persona di Dio vivono le due nature. Egli ha presa la mia natura, ha trasformata in sé. E allora, ecco, quello che avviene nella persona di Cristo avviene in me. La sofferenza del Cristo è la mia sofferenza. La gioia del Cristo è la mia gioia. La preghiera del Cristo è la mia preghiera. La lode che egli offre al Padre è la mia lode. E l'immolazione che egli offre di se stesso al Padre è la mia immolazione. E la glorificazione della resurrezione è la mia risurrezione. E l'ascensione al cielo è l'ascensione già mia. Dove c'è il capo, dice ancora San Leone, lì ci sono già le membra di questo corpo di cui egli è il capo. Quindi vedete allora che la nostra vita viene completamente trasformata e la nostra vita quotidiana ha un senso veramente soprannaturale, che se noi lo comprendiamo, ma noi viviamo nella gioia massima anche quanto fossimo nel dolore morale e fisico il più terribile, il più straziante. Perché in me rivive il Cristo gioioso quando è il momento della gioia, della letizia, del gaudio, e rivive in me il Cristo addolorato quando è il momento del dolore, dell'angoscia, della preoccupazione, dello smarrimento, dello sconforto. È Lui che ha assunto la mia umanità in Lui e l'ha trasformata nella divinità. Vedete allora quindi che le nostre idee piccine, per cui ci smarriamo subito e ci sconfortiamo, veniamo meno e sono esaurito psichificamente, questo e quest'altro, è tutto un problema da rivedere, sapete, è tutto un problema da rivedere. Chi vive nel Cristo e sente il Cristo vivere in sé, ma non ha questi problemi, anzi, diciamolo onestamente, ed è il problema di tutti i giorni nei che si rivive, si perpetuano i santi. Quanto maggiormente noi umanamente parliamo, siamo a terra, tanto più siamo in alto, perché appunto, come diceva già San Paolo, non vivo più io, è Lui che vive in me e mi trasforma. Santa Teresina diceva: Signore, più sbatto per terra forte, più sono come una palla che secondo la forza del colpo rimbalza più alto. Eh sì, così siamo noi, così dovremmo essere meglio, perché Egli ha preso la nostra natura, ci ha trasformato. La unione ipostatica della divinità con la umanità significa appunto da parte sua la assunzione, il prendere tutto ciò che è nostro, purificarlo nel crogiolo del suo fuoco divino e offrirlo al Padre. Valore quindi delle nostre azioni umane in Gesù e per Gesù. Lui che trasforma me, te, ciascuno, che ci eleva, ci santifica, ci divinizza. Solo quindi attraverso le buone opere, ma soprattutto attraverso i sacramenti nei quali Egli, come autore della grazia, opera strumentalmente, efficacemente, divinamente, con tutto se stesso, con tutta la sua forza di Verbo incarnato che è sceso per noi per redimerci. Capite allora la potenza di questi due momenti, l'offerta che fa la Madonna di Gesù quando egli è bambino,
l'offerta di quando la Madonna offre Gesù da grande sul Calvario. So se ricordate in maggio quando parlammo di San Bernardo, accennaio a questo fatto, che San Bernardo nella sua mente eccelsa, tra le altre cose, medita i momenti delle processioni di Gesù, so se ricordate, e dice, ma per me, dice, le processioni più belle sono tre nella vita di Gesù. La prima, quando Gesù ancora nel seno della Madonna viene portato a Santa Elisabetta. La Madonna lo porta. E avviene il miracolo che questo San Giovanni sobbalza e viene santificato e scatta il cantico del Magnifico. La Madonna che viene con noi, con Gesù, a me, quotidianamente. Dice, ma poi c'è una processione, molti, tante ci sono le processioni di Gesù, ma questa poi è importante. Quando Gesù nato lì, abbandonato, incarnato lì, a Betlemme, apparso lì, senza che nessuno battesse ciglio, forché i cori angelici che cantarono la gloria e la pace, prende poi questo suo deliziosissimo fagottino, chiamiamolo Gesù bambino, insieme a San Giuseppe, la processione in tre, cammina da Betlemme e va a Gerusalemme per offrirlo al Padre. Prima l'ha dato all'umanità, San Giovanni, scatta fuori il cantico del Magnificat, lo offre al Padre. Ed ecco l'umanità che risponde in San Simeone, nunc dimittis, oh finalmente, adesso posso andare tranquillo in pace, finalmente ho visto con gli occhi miei la salvezza incarnata in Gesù. Ecco, scatta non soltanto la rassegnazione nell'umanità, ma la gioia, il non vedere l'ora di andare, nunc dimittis servum tuum domine. E poi l'ultima processione sul Calvario, quando il Verbo incarnato, dopo averci data tutta la sua dottrina vivificatrice e redentrice, dopo aver fatto tanti miracoli e dimostrato quindi che veramente egli è l'unico Messia nostro e Salvatore, sale per sigillare con la sua morte, per sigillare tutta questa opera redentrice. Precedettero le sofferenze morali davanti a Pilato, davanti a Erode, davanti agli sghiri romani che scherzavano poco, le sofferenze fisiche nell'orto degli olivi sudò sangue, la flagellazione, coronazione di spine, eccetera eccetera, e quando sembrava già finito perché cadeva lungo il Calvario, appare la figura della mamma. Oh, che meraviglia, cari miei. Ecco il Calvario nostro. Quando crediamo di non farcela più in questa salita, eccola, lei. Su, coraggio, ti porto io fin dove ti immolerò definitivamente. Che bello. Quel concetto meraviglioso. La Madonna che porta Gesù, il Verbo incarnato, su e lo offre fino al massimo. E quando sembrava che l'umanità del Signore crollasse, là viene lei. È il concetto, dicevo, di San Giovanni. E a questo punto subentra il concetto di questo Verbo in San Paolo, la kenosis in San Paolo. San Paolo dice, e auton e kenosem, ex inanivi se stesso, che significa abbassò se stesso sino alla croce, alla morte, morte di croce. Nell'incarnazione, secondo San Giovanni, ha preso la tenda momentanea, ha preso l'umanità, e quindi abbiamo
quella che viene chiamata la ipostasi del Signore, cioè l'unione ipostatica, con tutte le conseguenze cui abbiamo accennato. Qui invece c'è il coronamento, ed è lo stesso verbo. Il verbo che fece abbassare Gesù, il verbo che fece innalzare Gesù. Interessante, sapete. E il circolo si chiude ritornando al punto da cui partì. San Giovanni usa il verbo per abbassare, San Paolo per innalzare. Quindi significa anche si annichilò, anzi il gergo proprio, diciamo, pieno, il significato pieno di questo verbo significa si polverizzò Gesù, non soltanto quindi si umiliò, si annichilò, ma si polverizzò, fu cioè frantumato, pestato fino a diventare polvere dai dolori, come l'aveva chiamato Isaia profeta, se ricordate, vir dolorum, l'uomo impastato di dolori, di sofferenze fisiche e morali, che fu distrutto, ridotto in polvere e quindi allora trasfigurato, trasformato. Ricordate ancora Isaia profeta quando dice al capitolo, mi pare, 52, vidi Museu, e che non era d'aspetto. L'abbiamo visto ancora, l'abbiamo fissato bene, l'abbiamo guardato, ma non era più lui, basta, aveva perduto la bellezza. Lui che era il figlio più bello degli uomini, speciosus forma prefilis homino, stato calpestato, annichilato, frantumato, polverizzato. Ah, ma arrivata a questo punto, il seme che è caduto sottoterra germoglia. Ed ecco allora che dalla croce nasce la nostra vita, nasce la nostra gloria, nasce la nostra redenzione, nasce, come dice San Paolo, la nostra pace, finalmente. Christus Pax Nostra, Gesù, la nostra pace. Nasce a Betlemme, concepito a Nazaret, per la croce. Quindi Betlemme suppone la croce, il cielo suppone la croce. La croce, in altre parole, il Calvario, è il punto determinato e determinante del Verbo incarnato per la risalita al Padre, ma anche contemporaneamente, poiché egli aveva appunto le due nature umane, cioè le due nature, l'umana e la divina, è il punto per la salita anche nostra. E quindi vedete, è vero quanto dice il poeta in quei due versetti meravigliosi, anche per noi è vero. Versetti che ci insegnarono da bambini, non so se li ricordate, ma certamente sì. Quando io nacqui mi disse una voce, tu sei nato per portare la tua croce. Lo ricordate? È così. Adesso che fare allora? Dopo queste riflessioni sul verbo incarnato, che fare? Prepararci al Natale con serenità, perché stiamo preparandoci al Natale. Prepararci al Natale con questa gioia nel cuore e negli occhi, che il verbo incarnato è veramente il mio Salvatore, il Cristo, è veramente il mio Messia sotto tutti gli aspetti, umani e divini. Il verbo incarnato veramente apporta a me la serenità, la gioia, la pace. Noi lo veneriamo umanato piccolo, e quindi dolce, e quindi che genera in noi la tenerezza del bambino. Chi non si intenerisce davanti a un bambino? Chi non sorride davanti a un bambino? Chi non si trasforma negli occhi guardando un bambino, sia quando ride che quando piange? Beh, noi siamo eterni bambini, sapete? Siamo eterni bambini. Non ci illudiamo. Anche la stessa età, man mano che cresce, ci riporta bambini. D'altra parte Gesù ha detto, guai a voi. Guai. Guai a voi se non vi farete bambini,
non entrerete nel regno di cielo. Quindi è una condizione sine qua non, come dicono i filosofi, cioè che se non si avvera questa condizione non ci entreremo mica nel regno dei cieli, nel senso di animo, di spirito, di innocenza, di umiltà. Ecco. Ma quanto è dolce, cari, voi lo sapete meglio di me, le mamme sono qui presenti, me lo possono confermare, quanto è dolce quel bambino. Noi, allorché piange perché ha dei dolori, quando è dolce quel bambino che piange perché sente delle necessità e la lagrimuccia gli viene fuori, ma appena è preso in braccio dalla mamma e lo stringe, sorride con la lacrima. Il sorriso e la lacrima si uniscono e il volto del bambino viene trasformato e la mamma lo bacia, stringendo. Ecco, io così desidererei che fossimo tutti. Piangiamo per la triste situazione umana, ma pur avendo la lacrima della tristezza, del dolore, della contingenza umana, non ci dimentichiamo. C'è lei che, come ha tenuto in braccio Gesù bambino e lo ha stretto al suo cuore, che ci prende, ci stringe e noi ci trasformiamo pur con la lacrima, sorridendo nell'attesa che la mamma celeste ci dia un bacio in fronte. E pur non ancora capaci di parlare, sappiamo però, lo sentiamo, sappiamo però che c'è il calore di un cuore che pulsa per noi e che parla per noi e che canta per noi. Cosa canta? Canta la mia salvezza, canta la mia sicurezza, canta la certezza che insieme a lei essa non sarà sola, ma porterà me, ciascuno di noi, lì da dove è partito il Verbo incarnato per santificarci, redimerci e per salvarci.